chiediamo a Tony Ciolipuviani, trader indipendente. Buongiorno, ben ritrovato Tony. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qui di mattina, è raro vederci, hai fatto bene a specificare l'orario perché magari io poi metto il video e sembriamo il pomeriggio, sono alle 10.05 di venerdì, ciao Alessandro. Assolutamente, sì, siamo in tua compagnia, anzi siamo insieme sulle fonti proprio questa mattina perché vogliamo fare il punto di questa settimana, a mio avviso molto movimentata e molto interessante. Stavo appunto, ti stavo chiedendo come muoversi in questo contesto in cui ci troviamo, difficile, guerra in Ucraina, inflazione alta, stime di crescita al ribasso e scadenze tecniche. Sì, è un po' strana la borsa, veramente fatta per sorprendere, perché hai detto bene te, ci sono le stime al ribasso, ma di che ci possa essere una stagflazione in Europa, noi ne parliamo già da 3-4 settimane, adesso piano piano, magari non sui dati, ma è facile pensare che la popolazione europea in particolare, ma anche in qualche modo dal punto di vista globale, ci possano essere delle ripercussioni su queste bollette energetiche, quelle che arrivano anche a casa di luce, acqua, quando andiamo a fare benzina, e anche gli aumenti di prezzi che cominciano a fare un po' tutti. Leggevo anche Tesla l'altro ieri, ha deciso un aumento importante anche dei prezzi dei propri modelli, perché il nichel e il cobalto alto per fare le batterie sono aumentati incredibilmente di prezzo, quindi abbiamo una strozzatura della capacità del potere di acquisto che viene purtroppo a riflettere la potenzialità di domanda aggregata per la seconda parte del 2022. Inoltre c'è questo contesto di guerra che la borsa ha già anticipato, a mio avviso, l'esito positivo. È vero che le borse sono influenzate indubbiamente dal conflitto per i motivi oggettivi le ripercussioni che si possono avere dal punto di vista geopolitico, in particolar modo nei tradizionali rapporti che avevamo con la Russia, e quindi le varie penalità di cui si è parlato tanto, però è un andamento estremamente positivo per quello che è la situazione della borsa, perché a mio avviso la borsa ha anticipato l'esito positivo di una negoziazione tra Russia e Ucraina, cosa che sta avvenendo e alla base del recupero continuo in corso. Parlo di recupero perché è vero che oggi la borsa è positiva, è invariata la borsa italiana e perde qualcosa al DAX e i future americani perdono qualcosa, però faccio dei numeri, insomma l'indice FTSE MIB siamo a 24.150, quindi 3.100 punti in più dei minimi fatti appena 2 settimane fa, due lunedì fa, quindi un recupero prodigioso, un recupero del 15%, che è basato sulle aspettative e quindi nel cercare di anticipare, di comprare qualcosa su prezzi relativamente a sconto, però una corsa che non fa riscontro con quello che sta succedendo, il che succede nei mercati, però ancora purtroppo la tregua o l'armistizio o il conflitto America e USA, America e USA, bella Russia, sì, perché stavo pensando alla Russia e Ucraina, ancora nel massimo della sua evoluzione, è importante, ecco. L'hai anticipato anche te prima, l'incontro che ci sarà tra Xi Jinping e il presidente Biden, dove effettivamente si vorrà vedere un chiarimento di dove sta la Cina, e questo esito del confronto, se emergono dei fatti importanti, potrebbe essere molto accettato positivamente o molto negativamente, quindi è giusto sottolineare questo esito perché la Cina è l'ago della bilancia e uno spostamento verso la Russia potrebbe veramente cambiare gli equilibri in maniera importantissima. Cosa fare? Io lo dico chiaramente, non mi piace le mezze misure, approfittiamo per ridurre, approfittiamo di questo bellissimo trend per ridurre le posizioni. Amen. Non è che c'è altro da dire. Approfittiamo per ridurre le posizioni, perché avremo prima o poi la possibilità di ricomprare a sconto. Non parlo di tanto, non parlo di tanto, però sono quei momenti, insomma, in cui bisognerebbe approfittare, secondo me. Poi mi auguro di sbagliarmi, perché se effettivamente chi compra oggi
fa una scommessa che, per carità, è molto probabile, che ci auguriamo tutti che sia positiva, cioè che ci sia la fine di questo conflitto, però è una scommessa eh sì, che ha un rapporto rischio-rendimento relativamente modesto, perché il mercato ha scontato in buona parte il potenziale recupero, visto che poi l'economia non è che, finita la guerra, ritorna al 2021 con più 6, più 7, più 5 o di prodotti interno lordo. No, ci saranno tanti problemi. Lo sta scontando, non dico che i prezzi siano alti, però stanno scontando appunto una cosa che non è scontata. Nel caso invece ci dovesse essere un prolungamento o ulteriori problemi, effettivamente il rischio che si corre è superiore a quel cuscinetto di incremento potenziale che ancora la borsa ha, a mio avviso. Quindi io non credo che le borse torneranno anche a fine conflitto sui massimi assoluti, rimane un po' di spazio potenziale per crescere ancora, ma questo spazio non corrisponde a livello percentuale come rapporto rischio-rendimento a quello che si rischia mantenendo tranquillamente la roba in questa situazione, dove anche le banche centrali, ecco, in particolare giovedì, hanno ribadito di essere molto falche, partirà addirittura il tightening di Powell, che non è stato ben sottolineato, ma ci sarà anche la riduzione del bilancio Fed, il che vuol dire che la liquidità verrà assorbita. No, questo è un punto importante. Infatti chiedo alla regia di andare al titolo 2, perché oltre ovviamente tutto ciò che accade negli Stati Uniti, lì per carità l'inflazione si avvicina al 9%, non possono non reagire. Immagino hai seguito la conferenza stampa di Powell, è stato bastonato, specie dai giornalisti, perché le hanno chiesto addirittura anche di spiegare alla gente, in parole povere, magari non a quelli investiti sul mercato che capiscono la sua terminologia, ma alla gente che non riesce a comprarsi nulla a parte, diciamo, il cibo e probabilmente caricare la macchina. Quindi non può non esserci una reazione della Fed, se no ci sarà una rivolta negli Stati Uniti. Però poi abbiamo avuto anche più 5,9 di Europa ieri, e non ci aspettavamo infatti, più 5,9, 0,9 mese. Ci stavo arrivando. Infatti anche la GARD lancia l'allarme sull'inflazione, perché quello che abbiamo visto ieri, che stavi citando, sarà un piccolissimo numero rispetto a ciò che arriva, perché lo ha detto proprio la GARD in un evento di ECB and Watchers, e cioè tutte le persone che seguono la BCE, che questo è niente, ci sarà un aumento importante dell'inflazione. Infatti ti volevo chiedere quanto ti preoccupa questo fatto, perché non lo so se la BCE ha troppi strumenti per reagire. Insomma, come la pensi, considerando appunto quello che stavi sottolineando anche tu? I numeri di ieri sono altissimi, siamo sui massimi da 30 anni anche in Europa, forse anche 40. Eppure la BCE ha un approccio molto diverso rispetto a quello della Fed. È il momento di reagire? Forse sì. Allora, la penso così. Allora, sono stato, credo, chiarissimo su quello che io faccio, io o consiglio a chi mi vuole ascoltare, dei miei amici. Io non sono un consulente finanziario, quindi sono un trader privato e non gestisco nessuna posizione se non quello che riguarda me, i miei familiari, i miei genitori, eccetera. Però io ho consigliato di alleggerire proprio ieri, anche oggi c'è lo spazio di un 20-30-40% e tenere un buffer di liquidità. Secondo me questo è da fare. Per quale motivo? Me l'hai detto anche te, cioè in Europa siamo in una situazione dove, ricordiamoci che l'ultima conferenza, io l'ho vista in diretta, l'ho esaminata abbastanza attentamente, ma l'ultima conferenza della BCE di giovedì scorso, quella di 8 giorni fa, è stata una conferenza molto severa. Perché probabilmente c'erano già i falchi olandesi e tedeschi che hanno prevalso, perché Lagarde ha detto: attenzione, ha fatto whatever it takes di ricordo draghiano, ma l'ha fatto: faremo qualsiasi cosa sia necessario per controllare i prezzi.
non per mantenere non quello che aveva detto Draghi nel 2012, cioè per far sì che l'Europa rimanesse e gli spread fossero contenuti, ma questo ha detto faremo quello che potremo per controllare il livello dei prezzi. E questo significa inevitabilmente che la politica cambierà, magari in maniera graduale, perché adesso parlare di politica restrittiva per l'Europa in particolare, perché c'è molta differenza tra Europa e Stati Uniti, bisogna parlare sempre a due ruoli. Io mi riferisco a noi europei, abbiamo una situazione un pochino più grave. Gli americani l'hanno un po' di ritorno, di riflesso, perché anche l'America non può pensare di crescere molto con un'Europa molto debole. Un'Europa debole è importante, che si dica o non si dica, ma l'Europa è molto importante. E quindi, se vogliamo tornare alla BCE, io l'ho vista molto severa, lo vediamo anche col cambio. Guarda, c'è un trucchetto. Vediamo che il cambio, te lo ricordi che anch'io pensavo, eravamo 1,10, ho detto, bah, potremmo rischiare 1,8 perché la Fed è forte, perché la Fed sarà e la BCE è un po' più debole, invece il cambio è difficile dire, ma siamo verso 1,11. Sì. E questo vuol dire che il mercato ha preso sul serio la Lagarde e vedrà una politica restrittiva. E questo lo vediamo anche dal rendimento del Bund, che siamo stati abituati a vederlo ampiamente negativo, adesso è discretamente positivo rispetto a per essere un Bund. Quindi alta inflazione confermata da ieri, avvio di politiche restrittive, come al solito copieremo gli americani con 6 mesi di differenza, e quindi non una situazione ideale. Io sono ideale per andare a intraprendere nuove iniziative rialziste adesso da parte mia, anche se è vero che il trend, tutte queste storie qui, il trend è bello, va seguito, ma talvolta succede anche che un pochettino si riconsolida, altrimenti andrebbe su all'infinito. Mi sembra che un 15-16% di rimbalzo degli indici sia sufficiente. Spero anche di sbagliarmi, perché mi sbaglierò e lo spero veramente nel caso in cui si arrivi velocissimamente a una conclusione. La borsa questa scommessa la vinca. Se si dovesse arrivare, attenzione, a una tregua, a dei patti, a degli accordi, evidentemente i prezzi attuali sono ancora appetibili, non tantissimo, ma sono ancora appetibili. È su qui che si gioca. Io purtroppo non lo vengo a sapere. Stando alla televisione, stando un po' a quello che si legge, è una buona speranza che finisca tutto, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Eh Tutto sì, qui. no, infatti poi ricordo che diciamo che l'alternativa, l'hai detto anche tu di solito in ritardo, un pochettino la BCE, le alternative della BCE sono un po' meno, diciamo, flessibili rispetto a quelle della Fed, anche perché qua la crescita rimane un pochettino più bassa. Vi ricordo che oggi questa è la bilancia commerciale dell'Italia, l'abbiamo fatta vedere graficamente appena uscita ai nostri telespettatori, per oggi ci sarà anche la crescita dei salari dell'Eurozona su base annuale del quarto trimestre. A mio avviso è un dato importante, perché si vedrà se ci sarà questa spirale salari-inflazione. E poi io lo dico senza fare populista di destra e sinistra, per carità, è difficile rimanere con i salari di un anno fa, solo di un anno fa, figuriamoci da 2 anni fa in un contesto simile. Tony, tornando sui mercati, io vorrei far vedere ai nostri telespettatori, lo avevo detto anche prima della pausa pubblicitaria, un tuo cavallo di battaglia, Sì. oggi corre, il tuo cavallo corre. Questo ovviamente a titolo 3 chiedo alla regia, che Enel chiude il 21 con l'utile netto di gruppo che sfiora il 3,2 miliardi di euro, con un incremento del 22,2%, è un risultato netto ordinario di quasi 5,6 miliardi di euro grazie all'andamento positivo della gestione operativa. Lo si vede nell'andamento dei ricavi già comunicati, con il preconsuntivo saliti a 88 miliardi di euro, il 33,3%. Oltre questo ovviamente crescono anche i dividendi, che immagino è il punto che
interessa soprattutto i mercati, e di conseguenza ti chiedo ecco, che cosa ne pensi del titolo e vale la pena posizionarsi? Allora, titolo, beh, il mio ritornello quale è sempre stato? Dico, dal punto di vista, io credo in Starace, l'amministratore delegato, credo nel piano industriale, credo, sempre creduto dal 2019-20, insomma, su Enel leggo abbastanza tutto ogni giorno, ogni volta che c'è qualcosa di Enel, leggo, mi informo. Che il processo industriale di Enel, la voglia del verde, tutte quelle cose che non vanno più di moda, di alternative, di energie alternative che andavano tanto di moda, che hanno portato di fatto il titolo Enel dal 2019, fine 2018, da 5 euro fino a 9, a portarla a raddoppiare. Ricordate che Enel ogni anno distribuisce un 6, 7, 8% di cedole, quindi è un incremento che andrebbe, se noi gli ridiamo tutti i 38 centesimi che darà quest'anno, i 36 dell'anno scorso, i 35 o 36 dell'anno prima, Enel ha sempre un buon rendimento per il suo azionista. Detto questo, cosa devo dire? I risultati sono eccezionali, mi hanno sorpreso anche me, perché abbiamo un incremento del 22.2%, è vero. Mi sa che c'è solo una voce in calo, che è l'EBITDA, un calo del 9.2% a circa 7,7 miliardi, l'unica voce in calo, credo. Sì, credo che ci siano, c'è anche un incremento di indebitamento, però nel 2021, è fisiologico che un'azienda che abbia molta attenzione all'obiettivo emissioni zero e al green debba investire tantissimo e non avere dei ritorni, quindi dal punto di vista contabile abbiamo che gli investimenti pesano sull'indebitamento, cambiano determinati rapporti, ma si presume che magari diano il proprio contributo al bilancio, all'utile che rimane eccezionale comunque successivamente nel tempo. Allora, dal punto di vista industriale, fortunatamente Enel ha dimostrato di essere sempre lei. Enel soffre un po', molto anche, purtroppo, del grave problema dell'aumento di alcune materie prime. Mi faccio riferimento in particolare al natural gas, ma anche dell'energia in genere, derivante anche dal petrolio, che rende le sue bollette molto più care. E questo in qualche modo lascia, Draghi l'ha detto la settimana scorsa o due settimane fa, lascia anche Draghi, dice, chiederemo alle aziende distributrici di contribuire in qualche maniera al salasso delle bollette. Allora, in Francia, dove la società elettrica è l'80-82-83% tutta statale, c'è stato un intervento da parte di Macron e ha di fatto compromesso parte degli utili per un po' di tempo di EDF per a scapito degli azionisti, perché se un'azienda si sacrifica e riduce le bollette, evidentemente la sua redditività cala. Stesso discorso è successo per Endesa, che tra l'altro è partecipata in maniera importantissima, non mi ricordo mai la percentuale, ma credo oltre il 70% da Enel, e Enel subisce un po' questo contesto. Fortunatamente ci sono 38 centesimi di dividendo quest'anno, di cui 19 già distribuiti la terza settimana di gennaio e 19 verranno distribuiti a luglio, e c'è già la proposta di aumentarli in linea al piano industriale a 40 centesimi per il 2022. Quindi 40 centesimi, un titolo che vale poco più di 5 euro, fate i conti, vuol dire un 8%, tassato purtroppo al 26%, quasi un 8, un 7% di rendimento. Se uno poi ci mette il conto capitale, evidentemente il rischio del conto capitale, evidentemente però può anche guadagnare. Quindi, come investimento, l'Enel è sempre da tenere e non c'è niente da fare. Da questo bei dividendi abbiamo visto che il processo industriale è molto 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 buono.
dal punto di vista speculativo un po' subisce anche quello che stanno facendo le borse in questo momento. È già partita molto prima e può anche andare contro tendenza, però è chiaro che può subire anche delle flessioni. Oggi la vedo veramente brillantissima, addirittura sfiora i 5,90, per carità, oggi è un bellissimo segno che la trimestrale è piaciuta tantissimo. Tuttavia avremmo visto anche quello che ho detto all'inizio, può darci che Enel si possa comprare un pochino più a sconto, ma per il discorso che ho fatto all'inizio mi sembra un po' troppa euforia in questi giorni qui, visto la situazione di banche centrali, geopolitica e economica. E poi la borsa è fatta per sorprendere, ci auguriamo che la scommessa fatta sia vincente e di avere delle bellissime notizie su questi accordi da un momento all'altro, io me lo auguro. Tony, ultimissima domanda, perché dobbiamo lasciarci. Questa settimana abbiamo notato un fortissimo selling sulle banche di nuovo, e poi diciamocelo, ovvio, sono un pochettino esposte Intese Unicredit alla Russia. Non anche troppo, diciamo che sono anche ben protetti, senza alcun dubbio, possono reggere un qualsiasi tipo di sorpresa negativa. Che cosa facciamo con le banche, specie quelli che sono entrati sui minimi recenti? Allora, io lo dico chiaramente, allora, le banche, è vero, soffre un po' l'esposizione della Russia, un pochino più Unicredit, qualcosa Banca Intesa, qualcosa altre banche, verissimo, però stanno scontando il processo di stagflazione che a mio avviso avverrà nella seconda parte del 2021 e il 22. Processo di stagflazione vuol dire stagnazione economica, vuol dire alta inflazione. Stagnazione economica penalizza sempre i comparti ciclici, li penalizza, quindi le banche stanno scendendo non tanto per la Russia, ma perché anticipano il discorso di stagflazione. Abbiamo visto una Unicredit a 1,68 due lunedì fa, 1,67, abbiamo visto addirittura Unicredit sotto gli 8 euro, non vorrei sbagliare, parlo di solo 15 giorni fa, quindi adesso c'è un incremento notevole. Se uno è un investitore, le tenga, stia lì tranquillo, ci saranno dei bei dividendi, eccetera. In via speculativa, se uno rischia in via speculativa, può abbandonare questo cavallo, andarlo a scucchiare da sotto a, non voglio dire la cifra, però per me 1,90, 1,88 si dovrebbe rivedere. Io ho fatto così, io ho scucchiaiato, però mi sono accontentato anche troppo presto, ho fatto una speculazione di qualche giorno, ho detto Dio, avevo fatto il 10, l'avevo preso a 1,71,5, mi sono accontentato su 1,90, l'ho dato via, poi io chiaramente l'ho vista a 2,10, 2,11. Io ho fatto così, spero, io sono fatto male, spero che scenda per riprenderla, quindi questo è il mio orientamento, ma vi ripeto, è un mio orientamento soggettivo che vale quello che vale. Grazie mille come sempre a Tony Cioli Puviani, trader indipendente, grazie per averci raggiunti questa mattina per fare il punto di una settimana, direi non da poco, non da poco. No, è stato un piacere la mattina, richiamami la mattina, che è bellissimo, sono più fresco, mi chiami alle 4, no ma va bene, sono sempre stanco. No, sei sempre in forma, a prescindere, grazie. Mattina, pomeriggio, grazie mille, alla prossima.